Cari amici per eh, i Paradossi di Zenone, eccomi qua oggi con Gaetano Masciullo, la scoppiata Il gatto e la volpe dei paradossi. Anche oggi voglio prendere in mano, questa volta lo commentiamo insieme, uno dei detti e contraddetti di Karl Kraus, della casa editrice eh, massonico-satanica Gli Adenfi. <ride> ecco, e voglio leggervi questo bellissimo paradosso o. Oh, quantomeno qualche cosa che ci fa riflettere sulla situazione culturale in cui viviamo che mi piace molto perché smonta un certo modo di pensare ormai diventato comune ormai è comune di pensare che sotto sotto ci sono i soldi mentalità marxista come se i soldi fossero l'unico motore di tutto no ci sono anche altre motivazioni religiose spirituali ehm, familiari e di amor di patria, ci sono motivazioni ben più profonde che l'amore al denaro che muovono i popoli, che muovono alle grandi azioni nel bene e nel male. Bene, un'altra gran, dei grandi inganni che eh, ci sono ormai, sono ormai endemici, una patologia del pensiero endemica è quella della psicanalisi, considerata una scienza che scienza non è, considerata un, una verità assoluta con un dogmatismo infernale. Krauss dice, una certa psicanalisi è il mestiere di lascivi razionalisti che riconducono a cause sessuali tutto quel che esiste al mondo, salvo il loro mestiere. È singolare, no, Gaetano, questo? E cosa ne dici di, questo, di questi lascivi razionalisti? Ma è bello che Kraus dice una certa psicanalisi, perché in effetti esistono anche scuole che sono anche interessanti anche per noi cattolici. Penso a Viktor Frankl, che è comunque è stato padre della terza grande scuola di psicanalisi, che però è molto, molto interessante a mio avviso ci sono tanti elementi anche di verità che meritano di essere studiati e approfonditi. Però in generale purtroppo è vero ed è curioso in realtà constatare quello che Krauss scrive. Eh, eh, sono i grandi maestri del sospetto, no? si sì. dice nel Novecento, Marx, Freud e Nietzsche, vedono tutto come una sovrastruttura di qualche elemento originale, Marx appunto l'economia, grande, grande inganno dell'Ottocento, dell del secolo scorso, ancora oggi duro a morire, credere che all'origine di tutto ci siano i rapporti economici. Freud, peggio ancora, all'origine di tutto ci sono eh, c'è la libido quindi se io prendo una penna così e che so me la metto in bocca ecco ecco eh, eh beh, è ma dico pensiero, questo. e la pensano sul serio ma perché pensano così lo dice Karl Kraus perché sono dei lascivi razionalisti cioè attribuiscono agli altri le loro porche e ci danno una, come dire una ri lo rivestono di razionalità in realtà è solo una giustificazione Uh, dinanzi a se stessi, perché i giudici di questi personaggi il giudice non è Dio, sono, è il loro ego. Il loro ego è Dio. E quindi per giustificarmi davanti a me stesso devo dire la stessa cosa vale per tutti. Ma secondo me l'elemento più grave di queste di queste scuole è che hanno fatto dimenticare ciò che davvero c'è all'origine di tutti i fenomeni. Perché, se vogliamo, anche il pensiero cattolico, pensiamo a uh, Aristotele, San Tommaso, pensiamo anche a Giovanni Paolo II, che parlava delle strutture di peccato. Ed è interessante che dice strutture, non sovrastrutture. Perché qual è la differenza? Quando dici sovrastrutture, stai dicendo che l'unica cosa reale è quello che metti alla base. Quindi Marx e l'economia. Freud il sesso, Nietzsche il potere. E tutto quello che viene sopra, economia, religione, società, sono sovrastrutture, cioè sono finzioni, sono elaborazioni, ma non sono reali. Invece Giovanni Paolo II parla di strutture, cioè dà una, una certa realtà, per quanto negativa, ne riconosce però, come dire, la consistenza ontologica. È, è molto bello. Anche noi parliamo però di sovrastrutture. Se ci pensate, superstizione superstizio in latino è il calco di sovrastruttura. Super sto stare sopra. La superstizione è l'unica sovrastruttura. Tant'è che cos'è la superstizione? È attribuire poteri divini a ciò che non esiste. Quindi è interessante che noi abbiamo, però abbiamo perso. Il, ora ci vuole, il lume della ragione, cioè dare le giuste coordinate alle cose. All'origine c'è la virtù, virtù e vizio. Questo sta all'origine davvero di tutte le strutture di peccato o buone della società e della vita, e non il sesso e il denaro. È vero che ci sono anche quegli elementi, ma non sono l'unica né la più fondamentale causa di tutto. La cosa interessante che dice Karl Kraus è. È che loro attribuiscono questo a tutti e a tutto tranne eh, che a loro stessi in effetti, in effetti. E, e quindi in questo eh, ma d'altra parte già la mitologia greca diceva che eh, Zeus ha dato a tutti uno zaino davanti e uno zaino di dietro lo zaino davanti con i difetti degli altri lo zaino di dietro con i propri difetti ah, sì. ben abili tutti a proclamare i difetti degli altri ma incapaci di vedere i propri allora Mm, poi abbiamo capito che spesso noi attribuiamo agli altri i nostri difetti, Not i nostri certo. peccati e quindi eh, incolpare sempre o attribuire a cause sessuali qualunque cosa probabilmente deriva dal fatto che uno veramente ha la fissa proprio qui, ormai è ammalato e in questo il buon Freud e la sua compagnia di allegri bontemponi, credo che abbia una responsabilità abbastanza cospicua nell'aver trasformato tutto, sessualizzato tutto. E oggi viviamo in una società arcisessualizzata, dove per fare tutto, per vendere l'automobile, per vendere la penna, per vendere il computer, per qualunque cosa è diventato sessualizzato. È perché sembra strano, ma è, è così tanto sessualizzata da essere diventata sessuofoba. In che senso? Nel senso che ha paura del vero sesso, che è quello finalizzato alla procreazione, così sì. come nel disegno di Dio. Perché per essere sessuofobi non bisogna essere puritani dell'Ottocento, sì. quello è un modo di essere. Esiste anche il, me il metodo opposto. tant'è vero che gli gnostici dei primi secoli, per oltraggio alla sessualità, durante i loro riti si davano alle orce per sfregio alla sessualità, perché odiavano la riproduzione. La sodomia. sodomia perché eh sì, è, certo, feconda. Sì, 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 è feconda è e profana la sessualità sì, è e profana sì, il seme sì. che per gli ebrei era sacro eh sì, sanito, sì. perché in natura non c'è niente di più santo. Che il seme maschile e poi anche l'ovulo femminile, ma che non era conosciuto in quel tempo, sure. il seme maschile. E quindi profanarlo gettandolo nello sterco è la cosa più blasfema, la cosa più mh, orribile che si possa fare. E questi lo praticavano eh, coscientemente, volutamente, proprio per invertire. In, in questa ottica dell'inversione come criterio interpretativo e valoriale della realtà, che per questa è anche la logica della dura condanna che Dio muove contro Onan, è la Bibbia, eh sì, eh, ma questa è un'altra storia, ne parleremo in un altro paradosso.